Buongiorno, sono David Melcher, sono un professore associato qui a Rovereto, al centro di Mente e Cervello. Sono americano, stamattina faccio finta di parlare un po' di italiano, vediamo come va. Faccio una presentazione che ho fatto una settimana fa a Genova per il Festival della Scienza, sul tema della percezione del tempo, il tempo soggettivo. Però volevo cominciare a pensare un po' ai due principi basilari della nostra esperienza, nostra esistenza, cioè lo spazio e il tempo, che sono argomenti affascinanti sia per la fisica, l'astrofisica, ma anche per la fantascienza. L'astrofisica ci dice che lo spazio e lo tempo possono espandersi, contrarsi, cambiare. Nella fantascienza vediamo che spesso vediamo nei film questa idea che possiamo andare avanti, in avanti o indietro, che possiamo andare più veloce o più lentamente con rispetto del tempo, che il tempo può anche sembrare di fermarsi. Nei film possiamo viaggiare in avanti o indietro, ma questo è veramente solo fantascienza? Sembra che anche nella nostra esperienza quotidiana ci sono certi momenti pieni di emozioni, momenti più interessanti della vita, dove sembra che il tempo va avanti più lentamente. Ci sono altri giorni che arriviamo alla sera e sembra che non abbiamo fatto niente, che la giornata è passata velocissimamente. Ma questa è una cosa solo della memoria, questa è una cosa della percezione. Come mai il nostro cervello ci dà questa sensazione del tempo che non è sempre uguale, che non è sempre lineare e che la nostra esperienza adesso, domani, potrebbe essere diversa anche se facciamo la stessa cosa? Un esempio che capita spesso è che quando viaggiamo, andiamo in viaggio, sembra molto più breve il viaggio di ritorno invece del viaggio di andata. Anche ho notato per la nazionale di calcio italiano si fa soffrire perché l'ultimo 5 minuti non vince mai 2-0, 3-0, no? O perde 1-0 o vince 1-0. E questo significa che l'ultimo 5 minuti o sono lunghissimi, se vince 1-0 sembra che l'altra squadra ha 10.000 occasioni, può sempre segnare, serve sempre tutta tenacità di cercare di portare a casa un 1-0. Però se perde 1-0, gli ultimi 5 minuti passano in un attimo, sembra che non riescano a fare niente. E questo, nei studi della mente e del cervello, si chiama il tempo soggettivo. E l'idea è che abbiamo un'esperienza personale, soggettivo, del fatto che il tempo passa. E l'idea oggi è di darvi qualche esempio su alcuni studi che abbiamo fatto sulla percezione del tempo e qualche idea su come il cervello crea la nostra esperienza col tempo. Perché sappiamo dalla fisica, anche dalla nostra esperienza normale, che il tempo ha due componenti che sono diverse. Una è il tempo oggettivo. La nostra idea del tempo oggettivo è basata sul fatto che
la Terra è in movimento nell'universo. In confronto con il Sole ci sono i giorni, per esempio. Ogni giorno comincia e poi dopo 24 ore è finito. Poi ci sono mesi, anni di tempo. E questo è un tempo oggettivo, nel senso che per tutti noi, penso che siamo tutti d'accordo che ci sono questi, che ci sono i giorni e c'è un motivo che ha senso per quale possiamo misurare i giorni. Però, recentemente nella storia umana abbiamo cominciato a spezzettare la giornata in periodi sempre più brevi. Per questo usiamo l'orologio. Prima c'era l'idea delle ore, poi minuti, secondi, millisecondi e così via. E adesso siamo a un punto dove c'è un tempo oggettivo che possiamo misurare nei periodi di alcuni millisecondi, una frazione di un secondo. Però c'è anche una percezione soggettiva e vediamo spesso che la percezione soggettiva e oggettiva, quando parliamo di questi periodi di secondi, non vanno d'accordo. Il tempo soggettivo è la nostra capacità di percepire che il tempo passa. Per essere consapevole che siamo nel presente, ma anche di ricordare il passato e prevedere il futuro. E ogni momento siamo nel presente, però un paio di minuti fa, quello che è successo adesso è il passato. E dal punto di vista della fisica, questa idea del presente è un po' più complicata, anche per noi, a livello del tempo soggettivo, è abbastanza complicato la nostra percezione del passato, presente e futuro. Una delle cose che ho discusso già, introdotto prima, è il fatto che il passaggio del tempo non è sempre la stessa velocità. Certi momenti passano velocemente, per esempio, il passaggio del tempo, la nostra percezione su come passa il tempo, dipende dall'attenzione, dall'emozione, anche la temperatura del nostro corpo. È stato spesso in psicologia ci sono certe credenze e noi andiamo a indagare se sono vere o no. Un esempio di questo è quando uno è a casa con la febbre. Sembra che il tempo passa molto lentamente, no? Però dobbiamo chiedere, ma questo c'entra con il fatto che abbiamo la temperatura, no? Alta? O solo perché non possiamo andare a spasso, c'è poco da fare, c'è spesso un po' di dolore, che anche è dolore, quando c'è tanto dolore il tempo passa più lentamente. Per quello hanno proprio studiato questo. Artificialmente hanno alzato la temperatura, mettendo le coperte e così via, o altrimenti hanno messo la gente nell'acqua ghiacciata e hanno visto che veramente è così. Quando la temperatura corporeale è più alta, il tempo passa più lentamente. Invece, sembra strano, ma dentro l'acqua ghiacciata il tempo vola più velocemente. Che questo già si fa capire che quello che nostra esperienza soggettiva dipende da quello che decide e come funziona il cervello e il corpo. Un altro esempio, sempre dalla psicologia, ma della psicologia clinica, e molti studi che hanno dimostrato distorsione nella durata del tempo percepito, per esempio nella depressione, spesso il tempo sembra che passa molto lentamente, la deficit di attenzione, iperattività,
anche la schizofrenia. Con la schizofrenia ci sono i momenti che il tempo in alcuni casi non va in modo lineare. E questa è una cosa che possiamo vedere dopo, che possiamo fare anche nel laboratorio. Poi ci sono casi con l'epilessia o con un danno cerebrale, per esempio un ictus o aneurisma. Un esempio è un fenomeno dove il tempo sembra che accelera e ci sono i pazienti che con un tumore al cervello che prima di un attacco di epilessia sembra che il tempo va molto più velocemente. Dicono che è come nei film quando mette su fast forward e sembra che va più velocemente. Invece con un certo danno cerebrale è come vedere tutto dentro la discoteca, immagine. E ogni momento sembra lungo e poi c'è un altro momento. Senza questo, nostra esperienza percettiva di solito è come un fiume, no? Che va avanti. Non percepiamo il fatto che il nostro cervello fa una cosa, poi fa un'altra cosa. Invece sembra che tutto va avanti. Però questo, a livello della funzione del cervello, è abbastanza strano, perché, per esempio, quando guardiamo un film, sappiamo che un film nel teatro o sulla televisione non è veramente, non c'è movimento, c'è un'immagine, poi c'è un'altra immagine. Nei film, 24 volte ogni secondo, un nuovo immagine. Sono fotogrammi uno dopo l'altro. E questo significa che a livello della percezione visiva non possiamo vedere la differenza tra un'immagine che va veramente continuamente e uno che cambia 24 volte al secondo. E visto che abbiamo questo meccanismo cerebrale un po' per riempire questi fotogrammi, quando c'è un danno a una certa parte del cervello, non funziona più questo e vediamo il mondo o vediamo i film come sono veramente, cioè un fotogramma, un altro fotogramma. E come ho detto, ci sono diversi gruppi di scienziati, ricercatori, che hanno studiato la percezione del tempo soggettivo. È uno dei argomenti tra tanti su come funziona il nostro cervello, la nostra esperienza, memoria, attenzione, linguaggio, eccetera. Più o meno ci sono due possibilità per studiare il tempo soggettivo. Uno è di andare proprio nel mondo quando la gente dice che il tempo sembra di espandersi. E un esempio è quando si tuffa nel vuoto con il paracadute. Non so se alcuni di voi avete mai fatto bungee jumping, paracadute, no. Dicono che, per esempio, se dura un minuto prima di aprire e arrivare a terra, sembra che dura due, addirittura anche fino a 5 minuti. Allora sembra un tempo molto lungo. Ci sono diversi esempi della gente che succede qualcosa di brutto quando cadono per terra e sembra che riescono a pensare e fare tante cose in poco tempo. Per quello nel 2007 ci sono stati due studi che hanno proprio misurato la percezione soggettiva e hanno visto che su diverse misure sembra che quando sono per aria che riescono a fare più cose, o almeno pensano di fare più cose e dicono che il tempo di solito espande. Però questo
È più una descrizione. Nel mio laboratorio e altri laboratori abbiamo cercato di misurare con più cura questo effetto. Un esempio è un effetto che quando ci sono stimoli tante volte che sono simili e poi a un certo punto c'è uno stimolo diverso. Quello stimolo sembra che dura di più. E questo si chiama il paradigma del oddball. E quello che abbiamo fatto noi è di, invece di solo chiedere alla gente quanto è durata queste palline, avevano una durata più lunga o meno lunga delle altre palline. E poi ovviamente in certi casi abbiamo mostrato per poco tempo, lo stesso tempo o più tempo, ma abbiamo chiesto alla gente anche di enumerare, contare quanti pallini c'erano. Abbiamo visto che quando uno, nelle condizioni che uno ha detto sembra che è durato tanto, erano in grado di contare più palline. Che questo interessante perché ci sono diverse teorie su come funzionano i nostri orologi cerebrali e una delle possibilità è che quando, durante il giorno, il nostro cervello deve un po' gestire le risorse per tutta la giornata e non ha senso sempre andare al 100%, no? Anche storicamente i nostri Atenati non è che dovevano correre tutta la giornata, dovevano fare qualcosa. Poi ogni tanto c'era un momento di crisi, per esempio c'era un animale che dovevano catturare o dovevano scappare via, dovevano fare qualcosa. E in quei momenti il cervello va a 100%. E poi l'idea è che quando il cervello va a 100%, pensiamo che il tempo è stato più lungo perché abbiamo fatto più cose, perché non abbiamo, come vedremo dopo, non abbiamo un orologio del tempo. Ci sono diverse teorie che c'era questo orologio per misurare il passaggio del tempo, ma non l'abbiamo trovato. Per quello tanti pensano che invece di avere proprio un orologio nel cervello, invece, noi se facciamo tante cose, pensiamo che è passato tanto tempo. Se facciamo poco, sembra che non è passato molto tempo. E per quello, quando c'era un'espansione percettiva, che succede per esempio se mostro le palline per un secondo e poi ci sono palline rosso, sembra che durano 20% di più. Invece, se mostriamo le palline 10 volte al secondo e c'è uno diverso, rosso per esempio, sembra che dura di meno. E questa è una cosa strana del tempo, è che lo stesso effetto può causare un'espansione o una contrazione del tempo. Però questo significa, sembra che quando per esempio c'è un momento pieno di emozione, pieno di attenzione, possiamo veramente fare di più. Si potrebbe, in teoria, studiare di più per aria, stirare di più, se volete, e per quello, durante l'espansione temporale. Ma ci sono tanti esempi, ho poco tempo oggi, ma ci sono tanti esempi di cose strane nella nostra percezione, illusioni. Un altro esempio di una deformazione del tempo percepito è l'illusione dell'orologio fermo. Non so se avete mai notato, per esempio, alla stazione dei treni dove ci sono ancora orologi vecchio stile. Quello che succede ogni tanto è uno guarda l'orologio per vedere quanto manca finché per il treno,
E la freccetta grande sembra, prima di ricominciare, sembra che pausa un attimino. E questa è una cosa che si può misurare anche nel laboratorio. Abbiamo visto, sì, non è solo una credenza, ma succede veramente nei laboratori. E questo è molto strano, perché sembra che le freccette vanno ovviamente, oggettivamente, sempre allo stesso modo. E un'idea è che noi abbiamo questa esperienza perché il nostro modo di percepire, di leggere, guardare i film, eccetera, è di spostare il nostro occhio 3 o 4 volte ogni secondo. Più o meno ogni giorno facciamo lo stesso numero di movimenti oculari e battiti di cuore. Però questo è quello che dovrebbe arrivare al cervello ogni volta che facciamo un movimento oculare, che, come vedete, non è molto facile comprendere questa sequenza di immagini. Però questo è quello che arriva al cervello. Ovviamente la nostra percezione non è uguale a quello che arriva sulla retina. Infatti, se cerchiamo di vedere i nostri movimenti oculari è impossibile. Uno che guarda lo specchio, potete anche cercare di provare, se guardate lo specchio e fate un movimento oculare, non riesce a vederlo. Che è strano, perché dura intorno a 30-40 millisecondi, che è lungo, sarebbe visibile. Se invece di fare un movimento oculare guardi qualcuno che fa il movimento oculare, vedi facilmente questo spostamento. E l'idea è che il nostro cervello, ogni volta che facciamo questo movimento oculare, sa che sta per accadere questo movimento oculare, dice al cervello: ascolta, adesso facciamo una cosa strana con gli occhi, non è che il mondo va così. Per esempio, se uno senza fare danni sposta l'occhio con dito, si vede proprio questo spostamento del mondo. Invece, quando il cervello sa che sta per succedere questa cosa, dice al cervello: non fare tensione per i prossimi 30 millisecondi. E quello che vediamo dopo è che durante questo periodo, prima di fare il movimento oculare, se mettiamo una cosa sullo schermo, il tempo soggettivo della durata dello stimolo è molto di meno, prima e dopo il movimento oculare. Questa è una soppressione, sì? No, e questa è una cosa strana. È che dobbiamo mettere insieme tutti i sensi. Ci sono effetti sottili, per esempio se c'è uno stimolo audiovisivo, se c'è un componente visiva, ci sono effetti, però ci sono molto meno, quando c'è un altro modo sensoriale, questo aiuta il nostro cervello di non avere questa illusione. Infatti, una delle spiegazioni è che troviamo sempre illusioni nel laboratorio che succedono molto meno nella vita reale è che la vita reale è multisensoriale. Sapendo che il movimento oculare funziona così, il fatto che c'è anche stimolazione auditiva aiuta il cervello. Però potrei fare anche tutta una presentazione su tutte le illusioni multisensoriali. Però questa è una buona domanda. È uno forse dei motivi che, non abbiamo, che abbiamo questa percezione. Infatti spesso usiamo l'informazione auditiva per misurare questi effetti visivi, perché non hanno effetto del movimento oculare. C'è un piccolo cambiamento nella percezione spaziale da dove viene il suono, questa è l'ultima cosa. Però
Poi c'è un periodo subito prima del movimento oculare, se fa per esempio uno stimolo rosso e uno stimolo blu, noi percepiamo uno stimolo blu e uno rosso, che proprio c'è una... i stimoli vanno nell'ordine sbagliato. È un piccolo periodo di poche decine di millisecondi. E questa è una cosa che è stata scoperta da un gruppo a Pisa. Però quello che l'idea è che, visto che negli altri sensi il tempo va avanti, è che il cervello riempie questo gap temporale visiva mettendo questo periodo di pochi millisecondi all'inizio della nuova fissazione. Così sembra che dura di più la nuova fissazione. E questa è una cosa che è un'idea che alcuni gruppi tra il mio gruppo di ricerca abbiamo studiato. All'inizio avevo promesso di fare un po' di viaggi nel tempo e ho detto che anche noi possiamo viaggiare nel tempo. E questo ha a che fare con il fatto che abbiamo il presente, però possiamo predire il futuro. Il fatto che il cervello è così lento, che più o meno quello che percepiamo noi adesso è successo alcuni, dipende da chi chiede, ma almeno 150 millisecondi fa, alcuni dicono 400 millisecondi fa, che è un tempo molto lungo. Per fare una cosa come colpire la palla, dobbiamo predire dove è la palla. E nel laboratorio vediamo spesso quello che la gente pensa di vedere è basato non su quello che è successo, ma su quello che loro pensano che stava per succedere. Se c'è un movimento e a un certo punto sparisce o c'è un cambio dello stimolo, noi vediamo più avanti questo cambio dello stimolo, perché abbiamo quello che vediamo non è basato solo sul passato, ma è basato su predizione. Sì? Succedono cose strane, infatti, quando facciamo un'azione ci sono due cose proprio a posto, che è molto strano la percezione del tempo. Una cosa è che facciamo molta attenzione e succede non sempre, ma spesso quando dobbiamo fare una cosa velocemente e proprio perfettamente, sembra che il tempo espande. Però dopo, se quello che facciamo è quello che succede è quello che volevamo, il tempo sembra più, pensando a cosa è successo, sembra più corto, che è una cosa strana. Anche per esempio se ogni volta facciamo con computer che schiaccio A, arriva A, questo sembra un periodo molto piccolo. Invece se schiaccio A e arriva B, questo periodo sembra più lungo, perché non è successo quello che volevamo. E questo si chiama un intentional binding, cioè nostra intenzione, se succede quello che volevo fare, il tempo sembra più corto. Sì, perché ci sono due modi di pensare al tempo, cioè quanto dura, sembra che dura proprio a questo momento a me, e poi dopo, per esempio, quando uno va in vacanza, durante la vacanza sembra che il tempo vola, no? Perché sembra che, cavolo, mancano solo 2 giorni e sono appena arrivato. Poi dopo, sembra che la vacanza, un mese dopo, sembra che la vacanza era pienissimo. Perché, ovviamente, durante la vacanza ci sono più ricordi. E per quello, spesso, quello che vediamo in questi esperimenti è che quando tutto va perfettamente, questi due fattori vanno d'accordo. Il nostro
percezione del tempo e il nostro ricordo del tempo vanno d'accordo e non c'è un'illusione. Invece, quando c'è qualcosa di strano, per esempio, una volta stavo facevo un po' di trekking nell'ovest di America, proprio quello classico con i cowboy e tutto, c'era una serpente, quelle che come si chiamano? Sì, quella rattlesnake, diciamo noi. Sì. E stavo cercando di camminare velocemente. A un certo punto mi trovo su una pietra e c'è questo serpente. E sono salito prima, poi dopo sembrava, ricordavo tutta questa sequenza lungo. Però io sono salito prima di pensare, oh, c'è questo serpente velenoso. E poi dopo il tempo sembrava così. È quello che succede quando ci sono i momenti pieni di emozione e pieni di attenzione. Cioè, sembra può espandersi o contrarsi, ma poi dopo spesso ricordiamo l'opposto. Però, ovviamente, adesso che non è un momento né, spero, né troppo lungo, né troppo tempo, quello che percepiamo e quello che ricordiamo va insieme, perché spero di non emozionarvi troppo. Possiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti. Sarebbe impossibile guidare se nostre azioni erano lenti come nostra coscienza delle cose che è molto lento. Più o meno stimano che se decido di andare a sinistra, il cervello comincia ad andare a sinistra, poi a un certo punto arriva al cervello, oh, ho deciso di andare a sinistra. Cioè, la nostra percezione cosciente è molto lento. Invece, quello che fa il cervello è sempre predire e fare le cose prima. Però possiamo anche, ovviamente, predire il futuro in maniera più lunga. Per esempio, possiamo anticipare non solo dove sarà la palla, ma cosa faccio oggi per pranzo. Posso già anticipare cosa devo fare. E questa è una capacità umana molto importante. Altrimenti sarebbe impossibile, per esempio, arrivare qui. No? Per arrivare qui avete pensato, pianificato tutto. E per tanti anni questo è stato pensato come una capacità unicamente umana, perché noi pensiamo sempre di essere più forti dagli animali. Invece ci sono diversi tipi di uccellini che pianificano il futuro. Forse l'esempio che a me piace di più è lo scimpanzé Santino. Santino è uno scimpanzé che vive in un zoo svedese e lui è diventato famoso perché lui si alza ancora ogni mattina e faceva le sue cose, ma poi durante la mattina è andato a raccogliere alcune pietre, faceva tutta questa massa, gruppo di pietre. Poi dopo pranzo, quando arrivavano i visitatori, ha cominciato a lanciare queste pietre, che a un certo punto è diventato un caso, era famoso nella Svezia, e la gente non andava più vicino a lui, ovviamente, no? Se sa che anche se tira male, no? Se vedete i film, non è molto bravo a tirare. Anche con tutta questa pratica non capisce quasi mai nessuno. Però la gente ha cominciato a non andare vicino e lui ha cominciato a sempre raccogliere le pietre. Poi, prima che arrivano i visitatori, l'ha nascosto. Per esempio dietro una cespuglia, e poi si metteva tutto innocente vicino alla cespuglia, oh sì, venite.
Mangio una banana, no? Ha fatto tutte le cose normali, poi ha aspettato che arrivavano la gente, oh guarda che non tira più le pietre, che bello, e poi questo è un esempio su questa capacità di viaggiare avanti nel tempo. E c'è una cosa su questa capacità che per me è molto interessante e penso che potrebbe spiegare alcune cose strane nella vita nostra. Cioè, quando con la risonanza magnetica funzionale hanno messo le persone dentro lo scanner e hanno chiesto di fare un compito per pianificare, per esempio, cosa fa, pensa a cosa fate dopo per mangiare. O hanno chiesto, pensa a cosa ha mangiato stamattina. Hanno visto che c'erano diverse aree nel cervello che erano coinvolte in tutte e due i compiti. Cioè, pianificare il futuro usa aree che per decenni erano pensate come aree della memoria. Cioè, noi usiamo i nostri ricordi dell'esperienza per pianificare cosa fare dopo, che è molto interessante, però significa che a livello del cervello è possibile sbagliare e pensare di aver fatto qualcosa solo perché abbiamo pianificato di farlo. Di sicuro non è mai successo a voi, però a me è successo diverse volte. Per esempio, tipo un mese fa, qualcuno mi ha detto perché non ha risposto all'email? E ho detto sì, ho risposto all'email. Era molto arrabbiato, io rispondo sempre all'email. Sono andato a vedere, era ancora nel drafts, nel senso che l'ho scritto, avevo pianificato cosa dire, ho pianificato, dopo l'ho scritto questo, devo schiacciare di mandarlo, però non l'ho fatto. E poi non so come mai, forse dovevo chiudere il computer e non ho mai mandato questo email. Però ero sicuro al 100%, nel senso che ho detto sì, ho mandato l'email e sono andato, volevo inoltrare l'email, sì, guarda che l'ho mandato, invece non l'ho fatto. Purtroppo questa è una cosa che succede spesso. Dico, ti avevo detto una cosa e l'altra persona no, non mi hai detto. E questo succede spesso. E questo significa che il nostro passato e il nostro futuro si può. Sì. Dipende anche dalle persone. Cioè, proprio visto che è così importante avere sempre questa sincronia di quello che pensiamo e quello che succede, ci sono certe aree del cervello che fanno tipo un controllo. Più o meno quello che ogni volta che non succede quello che pensiamo dovrebbe succedere, sono attivate queste aree e fanno un tipo di reset su tutto il sistema, nel senso che questa è una cosa molto interessante del cervello che parliamo un po' dopo, è che il nostro cervello fa un po' così nei cicli di attività, e quando tutto va d'accordo, continuano questi cicli di attività più o meno, uso questa parte del cervello. Usiamo tutto il 100% del cervello, non è come nei film, non so se alcuni di voi avete visto Lucy. Adesso usiamo 20% della capacità cerebrale, non so cosa significa, però di sicuro usiamo tutto il cervello ogni giorno, però non usiamo 100% del cervello sempre, altrimenti il nostro corpo non è in grado di produrre abbastanza energia e per quello se dovete studiare è impossibile studiare per 24 ore di seguito, no? Il nostro cervello non proprio riesce a farlo. E spesso dopo
aver fatto una cosa molto punitiva, siamo stanchi perché dobbiamo un po' far riposare questa parte del cervello. Una delle cose che succede è che quando le cose non vanno come devono fare, invece di continuare questo ciclo di sì, il sistema un po' va e ricomincia come un reboot. Non è un reboot nel senso che perdiamo conoscenza, però alcuni processi cominciano, ricominciano. E questa è una delle cose che succede, però questa è ancora una domanda aperta, nel senso che sappiamo qualcosa su questo, ma non tutti i meccanismi. E questo significa che possiamo, anche per esempio, qualcuno potrebbe pensare tante volte a fare una cosa, anche sognare a fare una cosa, e poi fa quella cosa e arriva questo momento di déjà vu. Questa è una delle spiegazioni del déjà vu, ci sono diverse spiegazioni, ma una possibilità è che abbiamo pianificato, immaginato una cosa che, come ho detto, usa la stessa parte del cervello di proprio avere l'esperienza o ricordare l'esperienza, arriviamo e c'è questo momento che, ah, ma quello che succede adesso ricordo di aver già fatto. Questa è una delle spiegazioni. Del déjà vu che possiamo studiare anche perché certe persone si pone al laboratorio cercare di fare questa esperienza, possono succedere anche con epilessia e altri fenomeni. Questo è il passato e il futuro, però una cosa molto strana, molto importante, è che adesso siamo nel presente, siamo tutti nel presente, però quanto dura adesso? Quanto dura il presente? Cosa significa essere qui, adesso, ora? Questa è una bella domanda. Quanto dura? Se guardiamo un orologio, vediamo che va avanti. Questo non ci aiuta. Infatti è stato molto difficile studiare questo. Vi faccio vedere due esperimenti che sono stati fatti durante questa lezione su quanto dura il presente. Comincio con uno che ha fatto il mio gruppo, e questo è basato sull'idea che la cosa più importante per il presente è di mettere insieme l'informazione. Per esempio, se uno parla, ci sono diversi periodi che sono importanti. C'è un periodo di pochi millisecondi che è fondamentale per percepire la differenza tra ba e da, per esempio, tra i fonemi. Poi c'è un periodo nel linguaggio della parola, la frase, però dopo un certo punto capiamo che una frase è durato un certo durata, e questo ci vuole. Negli studi del linguaggio dicono che mettiamo insieme l'informazione bene in un periodo di un paio di secondi, altrimenti quello che facciamo dipende più dalla memoria. E noi abbiamo studiato invece con i film, perché in un film possiamo misurare questo, possiamo prendere un film e dividere i film in pezzi. Per esempio, ogni secondo posso prendere questo pezzo di film, come vedete qua, prendere questo secondo e poi dentro questo secondo possiamo spezzare i pezzettini e mettere nell'ordine casuale. Se facciamo così per un periodo di 100 millisecondi, un decimo di un secondo, non succede niente. La gente proprio riesce a guardare i film senza problema, anche fino a 1 secondo, 2 secondi. Stranamente, tra 2 e 3 secondi per tutti, se facciamo questi pezzi così, più di 2 secondi diventa molto più difficile seguire il film. E questo significa che mettiamo insieme informazione quando guardiamo un film per circa 2 secondi. Però questa era la nostra ipotesi, e
Perché anche quelli che, quando uno fa un film c'è un editore, no? Che mette insieme i pezzi. E quando uno fa un trailer, per esempio adesso ci sarà un nuovo film del 007, fanno i trailer in un certo modo, cioè fanno più o meno 2 secondi, poi nero, poi 2 secondi, poi nero. E fanno un riassunto del film in pezzi di circa 2 secondi, cioè perché non fanno invece ogni 100 millisecondi? Forse è perché no, per il nostro cervello siamo abituati a mettere insieme l'informazione su cosa succede, su eventi, in un periodo di circa 2 secondi. E io ho preso un trailer proprio a caso, che vediamo. Se contiamo a due, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Poi quando comincia l'azione vanno fino a un secondo e mezzo, ma mai più veloce di così. Guarda, questo è sempre lo stesso, però va avanti dritto. Uno, due. E poi adesso il tempo espande. E poi c'è anche la musica che va a sempre questo ritmo. Dun dun, dun dun. E questo è un esempio proprio che ho preso a caso, ma se volete ci sono anche siti che hanno studiato proprio come funziona il film nel Hollywood e questo succede. Può essere solo una coincidenza, forse una coincidenza, però ci sono diversi studi e vi faccio, spero, sentire un altro esempio se riesco dopo. Ci sono altri studi basati su questi orologi del cervello. E una delle cose strane, come ho detto prima, è che non c'è proprio un orologio che corrisponde bene all'orologio che usiamo noi. Forse per quello abbiamo orologi, no? Però abbiamo un orologio che funziona molto bene a livello della giornata. E questo è quello che è stato più studiato, e diciamo che questo è l'orologio di base, circadiano. Questo significa che in teoria siamo più o meno là, siete molto alerti. Grazie a voi che mi avete messo questo periodo invece di 3 della notte, per esempio, che non sarebbe il massimo, anche 3 nel pomeriggio è un buon momento per riposarsi, non è un buon momento di solito. Ovviamente questo cambia, ci sono le persone che sono più alerti nella mattina e altre che riescono a studiare anche a mezzanotte, però più o meno per tutti c'è un ciclo. E questo è proprio un ciclo, nel senso che sembra che il tempo va avanti a modo lineare, invece per il nostro cervello il tempo è un ciclo. E questo non, ovviamente non è una cosa solo con noi umani, ma anche per i topi, è stato più studiato con i topi, ma anche le piante. Le piante sono molto intelligenti e tante piante hanno un tipo di orologio anche loro. Infatti non è molto complicato. È molto semplice il nostro cervello, il nostro orologio del cervello. È basato su pochi, più o meno 3 parti, sì? C'era un. No, era solo un. Ok. È basato su 3 cose. Prima. Oi, oi, oi. La prima cosa è l'input, cioè arriva la luce negli occhi. E questo è usato per calibrare
l'orologio. Se avete mai viaggiato negli Stati Uniti o in Asia, i primi giorni c'è questo problema del fuso orario, però con il passaggio delle giornate, se andiamo a vedere la luce, il nostro cervello riesce a mettere insieme la luce. Però questo, il fatto che c'è la luce è fondamentale. Per esempio, nei primi studi sulla gente che andava a vivere sottoterra, per esempio, dopo una settimana, era tutto sbagliato. In un mese, nel periodo di più o meno un mese, invece di dormire di notte, dormono di giorno. E questo perché il nostro meccanismo non è esattamente 24 ore, è un po' troppo corto. Per quello abbiamo bisogno della luce ogni giorno per dire al nostro cervello quello che funziona. Poi, il secondo meccanismo, una cosa semplice proprio dagli studi ingegneristiche, cioè un oscillatore. È quello che usiamo anche per fare gli orologi, anche l'orologio più preciso è basato su un'oscillazione nei atomi di qualche helium, non ricordo. C'è questo oscillatore che va ciclicamente avanti. Poi c'è la produzione della melatonina, che regola la funzione del corpo. E per quello a certe ore della giornata abbiamo sonno, perché questo oscillatore a certe ore dice al cervello di produrre tanto melatonina e altre ore di produrre poco melatonina. Poi c'è anche un'altra parte del cervello proprio nel base che dice al cervello di essere più alerto o meno alerto. E io trovo molto interessante questo fatto che, nonostante che pensiamo al tempo come una freccia o come un fiume che va avanti, a livello del nostro idea del tempo, cioè la giornata, le stagioni e così via, tempo per noi è molto più un ciclo, come pensano in certe credenze dell'Oriente. Per quello possiamo dire che il tempo a livello del corpo è un ciclo e non solo una freccia. Però, questo è un però, possiamo usare questi cicli per dare un ritmo alla nostra giornata. E ci sono certe persone, scrittori, musicisti, poeti, che dicono che il tempo è basato sul tempo, cioè il ritmo, e la nostra esperienza della giornata è basata su quello. È una delle spiegazioni che forse tutti ascoltano sempre la musica, e la musica ha quasi sempre il ritmo, e che il ritmo funziona è attiva sui nostri sistemi del ritmo. Cerco di dare qualche esempio, anche se non ho collegato l'audio. Vediamo. Cerco di farlo funzionare lo stesso. Forse funzionerà anche meglio, vediamo. E quello che significa è che il nostro corpo, e ovviamente il cervello fa parte del corpo e funziona insieme con il corpo, è una macchina del tempo, è una macchina del tempismo. Cioè, una delle cose più importanti, la cosa importante per il cervello non è di pensare quanto è durata il tempo. Quello che è importante è capire quanto è durato il tempo per adesso fare la cosa giusta. E un esempio di fare la cosa giusta è fare lo sport. Uno che pratica lo sport sa che sbagliare proprio l'attimo fuggente può essere molto imbarazzante. Per quello la faccio vedere 10.000 volte. Questo. Non ci sono olandesi nell'audienza, spero.
Cioè è più importante fare la cosa giusta al momento giusto di capire quanto dura il tempo. E facciamo, possiamo fare lo stesso compito, lo stesso periodo, e invece di dire quanto durata il tempo, diciamo dovete fare una cosa al ritmo giusto. E sui compiti del ritmo siamo bravissimi. Quasi sempre. E vi faccio vedere quando siamo bravi e quando non siamo bravi. Siamo bravi per certi intervalli e certe complessità di intervalli e non altre. Qui, per esempio, lui sta pensando troppo in avanti, no? Sta pensando a cosa succede invece di pensare a quello che succede. Però il tempismo... YouTube è pieno di gatti, la prima... L'esempio che ho trovato sono i gatti. Se arriva un alieno e vede solo YouTube, penso che il mondo è fatto prevalentemente di gatti. Anche altri animali sono capaci, come noi, e in certi casi più bravi, a fare i ritmi. Perché è il ritmo che è fondamentale su cosa fa il cervello. Dobbiamo sempre mettere insieme i sensi e tutti i diversi movimenti nello stesso ritmo. E sappiamo tutti che, ovviamente, certe persone sono bravissime al ritmo, però se andate a ballare ci sono altre persone che c'è il tempo e loro invece non percepiscono per niente il tempo. È basato sulla funzione del cervelletto, cioè la parte, c'è una piccola versione del cervello qui, la nuca, che si vede qua, che è fondamentale. Ovviamente se c'è un danno a quella parte del cervello, anche con i sindrome di Parkinson, che non funziona più collegamenti tra cervello e questa parte del cervello, non funziona. Volevo farvi vedere però se siete bravi o noi al ritmo. Vediamo se riesco a... Sì, sentite, no? Allora, penso che siete bravi a fare 120 battiti per ogni minuto, cioè ogni mezzo secondo a battere. Questo è un ritmo che si trova in diverse tradizioni di musica, che si trova molto spesso nelle canzoni più popolari. E nei studi abbiamo visto che se uno deve schiacciare, per esempio se facciamo così, o tap, 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 a questo ritmo, spero che siamo tutti bravi. Siete pronti a fare tap, tap, tap al ritmo? A un certo punto spengo il volume, continuate, poi riaccendo il volume e vediamo se siamo sempre allineati. Va bene? Invece di farlo nel laboratorio facciamo così, ma speriamo che funzioni bene. Pronti? Oi, oi, oi. Facile, no? Anche divertente. Il vostro cervello è molto contento. Non troppo veloce. Continuate. Bravi! Perfetti! Bravissimi! Ovviamente c'è una differenza individuale, ci sono le persone che sono più bravi e i musicisti diventano più bravi. Però adesso vediamo un periodo che è molto più difficile. Ovviamente si può cercare di fare meglio usando qualche trucco, cercando di fare musica, ma cercate solo di, invece di usare i trucchi, cercate proprio di fare questo ritmo.
Bravi. Continuate. Continuate. È impossibile. Solo i musicisti che usano il trucco di dividere quello in un periodo più... e fanno tipo tap, tap, contano quanti beat sono, riescono a farlo. È strano, perché è molto simile, nel senso che è vero che 20 invece di 120, però vediamo ancora qui che questo è sopra il nostro limite di circa 2 secondi. E questa è l'idea di questa finestra di 2 secondi, è venuto originalmente con questi studi. È molto interessante pensare, forse, come questo tempismo, questo fatto che il nostro corpo è una macchina di tempo, è basato su proprio la funzione corporeale e influenza la musica. Per esempio, vediamo questi periodi di pochi secondi che sono, nel senso del movimento del corpo, sono un movimento lento. Quando camminiamo è anche una frase nel linguaggio della musica. Invece c'è questo periodo di un paio di volte al secondo che è un top, che siamo bravissimi, che è molto simile al battito del cuore, al cammino veloce, a muovere la testa, e questo si vede nel ritmo e si vede nella musica di ballo. Sì. Per esempio, i bambini che hanno molto più battito il cuore degli anziani. Questa è un'ottima domanda, purtroppo non so la risposta. Uno dei problemi con i bambini è che sono meno bravi a fare quasi tutto, perché non hanno la risorsa dell'attenzione e così via. L'unico studio che ho letto era proprio sui bambini che dovevano fare un ritmo insieme e hanno visto che erano bravi anche loro a fare certi ritmi, ma non ricordo esattamente se loro avevano lo stesso profilo degli adulti. Però è una cosa che sì, uno potrebbe controllare con l'internet velocemente. Ma è una buona domanda, perché per esempio nei animali si vede che gli animali più grandi sono più lenti e gli animali più piccoli, per esempio una mosca, se c'è qualche moschito, mosca, insetto, loro vedono il fatto che questo non è continuo, vedono proprio il fatto che nel proiettore c'è proprio un ciclo di immagini e loro lo vedono. Anche riescono hanno un tempo di reazione molto più veloce di nostre, e ci sarebbe l'idea che loro hanno un ciclo più veloce del nostro, tra una specie e l'altra. Tra i bambini e gli adulti non so, però mi sembra un'ipotesi interessante. Poi ci sono questi limiti che possiamo fare solo fino a un certo punto. Sì. Sì, perfetto, questa è una buona domanda. E questo funziona in diversi sistemi quando proprio questo tempistico di campionamento, se il filmato funziona a una certa lunghezza e il computer va a un'altra velocità, si vede. Un altro esempio, per esempio, è quando guardiamo le ruote di una macchina o di una bicicletta, fa così, o un, come si dice, vento
sì, ventilatore nel sopra. Spesso si vede che cambia la direzione, anche se ovviamente non cambia. E questo perché, come ho detto prima, il nostro sistema percettivo non è continuo. Facciamo campione, 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 così. E poi abbiamo questi meccanismi multisensoriali basati su riempire e far finta che non succede. Infatti, i primi studi, la gente era molto sorpresa a vedere che facciamo movimenti oculari, che il movimento vediamo il movimento solo in certe finestre temporali e così via. E questa è una delle cose, infatti, del cervello che a me interessa molto, il fatto che sappiamo che il cervello funziona lentamente e fa questo campionamento, però la nostra percezione, di solito, quando non guardiamo un film di un film, funziona. A me sembra molto interessante. E poi ci sono i ritmi veloci. E questa è l'idea del tempismo. Ma c'è anche un altro tempismo, più lungo. E anche questo sembra di essere molto interessante. Anche questo, però, vediamo più differenze tra persone. Per esempio, se non so se alcuni di voi avete mai viaggiato nell'America del Sud o in Africa o nei paesi diciamo meno sviluppati, spesso c'è l'idea, ma loro hanno un altro senso del tempo. Dicono così, loro hanno un altro senso del tempo. Questo, come sempre, nella psicologia non basta. C'è la credenza, adesso andiamo a indagare. Per quello c'è stato un gruppo di ricercatori, nel 1999 hanno pubblicato il primo studio, che sono andati in diverse città del mondo e villaggi. E forse abbiamo già qualche idea sulla differenza. Però come si misura questo senso del tempo, del tempismo? Hanno usato diverse misure. Uno era quanto velocemente camminano le persone. Se andiamo adesso a Rovereto, quanto velocemente di media, se andiamo dietro a filmarli o a contare le persone, camminano più velocemente o meno velocemente della New York City? Infatti. E se andiamo invece, non so, in un villaggio nel Brasile, forse camminano più lentamente in Brasile che qui. Poi hanno visto, e questo è uno che mi piace molto, hanno misurato quanto ci vuole quando uno arriva in posta e dice vorrei comprare un francobollo, quanto ci mette? Beh, nel villaggio bisogna parlare e dire come va la nonna, sì, ci mette qualche minuto. Invece a New York si dice francobollo, sì, ma... E poi c'è quello dietro che già vuole andare avanti perché hanno tutto fretta. E questa è l'idea, che quanto fretta ha la gente. E potete immaginare cosa sono i fattori. Uno ovviamente è culturale. In diverse culture, sia nelle città sia nei villaggi, hanno più fretta. Questo tempismo anche hanno misurato se uno dice prendiamo un caffè alle 15, quando arrivate? 5 minuti prima, alle 15, alle 15 e 2, no? Queste sono le cose che hanno misurato. C'è una differenza culturale. Ovviamente nel nord dell'Europa, no? Statisticamente sono più puntuali. I treni arrivano in Giappone, il treno arriva al momento giusto, nel momento giusto. Si può mettere là, chiudere gli occhi, mettere la sveglia, e a un certo punto entrare nel treno senza sbagliare, perché il treno apre la porta al momento perfetto. Invece spesso non è così viaggiando nei treni in altro paese.
Poi c'è la clima. Di solito, dove è più caldo, la gente ha più fretta. Però è interessante, forse hanno meno energia, siamo più stanchi, nell'estate, è difficile andare a fare le cose, invece nell'inverno la gente è più produttiva. E nei paesi dove fa più freddo, fanno le cose più velocemente. Poi c'è un collettivismo, individualismo, diversità, certe culture sono più collettiviste, dove quello è importante cosa fa la mia famiglia, i miei amici, rete di persone. Invece altri paesi, a New York è ognuno per lo, no, ognuno deve proprio, se uno cade per terra nessuno fa niente, no? Questa è la differenza. Poi una cosa che è interessante, e c'è una differenza anche si vede una differenza nel paese basato su, c'è una correlazione con la produttività economica. Però è difficile capire qual è la causa e qual è l'effetto. Il fatto che a Milano fanno più soldi che hanno più fretta e mangiano in piedi, o il fatto che mangiano i piedi, le cose milanese, a Milano, non so, un panino, in fretta che fanno più soldi. È difficile sapere, bisogna fare uno studio. Poi, l'ultima cosa che volevo discutere, proprio per andare all'idea dell'inizio della presentazione, è il fatto che nell'astrofisica ci dicono che lo spazio e lo tempo sono molto collegate, no? Che più o meno possiamo solo parlare del spazio-tempo. Noi siamo a un certo punto storicamente nell'universo, siamo qui invece di un altro posto, che significa le cose succedono a noi qui invece di succedere a New York, no? Questo è un posto nello spazio, però succede adesso invece di domani o nel passato. Questo significa che a livello dell'astrofisica, secondo alcune teorie, ha più senso parlare di spazio-tempo che parlare di spazio da solo o tempo da solo. E ci sono diversi studi che dimostrano che anche a livello del cervello esiste spazio-tempo. E l'idea di studiare il tempo senza lo spazio, lo spazio senza il tempo, è artificiale. Un esempio banale, ma anche forse interessante, è che quando parliamo del tempo, con linguaggio usiamo parole spaziali, no? Andiamo avanti o pensiamo indietro, avanti, dietro. Usiamo lo spazio per descrivere il tempo e usiamo spesso il tempo per descrivere lo spazio. Però anche questo dipende dal paese. In paese. Ci sono certi linguaggi dove il tempo va da giù in su. E quando pensano al futuro, pensano in alto invece in avanti. Ci sono altri paesi, come in Italia, per esempio, dove di solito il passato è indietro la schiena e avanti. E si può studiare questo concetto di spazio-tempo è molto interessante perché si vede tante differenze culturali. Ma forse non è strano perché anche nel cervello usiamo certe zone nel lobo parietale, che è da questa parte, sia per i compiti spaziali sia per i compiti temporali. Come detto prima, se mettiamo le persone dentro la risonanza magnetica e diamo un compito spaziale e un compito temporale, vediamo attivate
arie simili. Se mettiamo la stimolazione attiva transcranica in questa parte, si vede un effetto sul tempo, sullo spazio e anche sui numeri. E questo è molto interessante. Che tanti studi dimostrano che il nostro concetto dei numeri usa gli stessi neuroni che sono coinvolti nel percepire o rappresentare lo spazio e il tempo. I numeri sono un esempio di misura di quantità, e spazio e tempo sono le quantità per eccellenza per noi. In un gruppo così forse ci sarà anche qualcuno che ha una percezione misto tra tempo e spaziale. Per esempio, quando ho fatto questa presentazione a Genova, c'erano tipo 500 persone, due sono andate dopo e hanno detto sì, questo succede a me, non l'ho mai detto a nessuno, perché di solito quando ero un bambino ho detto una cosa e tutti pensavano che ero matto. Però questo succede su tante persone, uno su cinque riesce a sbagliare un po' in certi compiti spaziali e temporali. Però ci sono una persona ogni 100-200 persone che quando pensano al calendario, loro calendario proprio vedono il calendario. Uno per esempio che ho parlato dopo il Festival della Scienza ha spiegato che i mesi vanno così per lui e sono tridimensionali davanti così, aveva una forma così e lui quando pensa a cosa faccio a Natale vede Natale su questa mappa. Questo è un esempio di sinestesia, ci sono tante persone che hanno esperienze che mettono insieme diverse modalità. Ma questa è una cosa che è stato studiato da centinaia di anni e succede su certe persone. E una delle cose strane è che ognuno ha il suo modo di farlo e c'erano anche tante persone che prima del quando arrivava l'anno 2000 andavano in crisi perché non spariva l'anno prossimo. Arrivavano e non c'era niente. Poi è passato l'anno nuovo e dopo qualche giorno è riapparso il calendario. È molto interessante. Però, come ho detto, il tempo è un ciclo, ma anche una cosa che va sempre avanti. Anche penso che ho fatto quasi tutto il tempo, ho finito anche il mio tempo. Per oggi volevo lasciare tempo per fare qualche domanda, ma volevo anche forse fare qualche idea su come capire i nostri meccanismi cerebrali del tempo soggettivo possono aiutarci a usare meglio il tempo che abbiamo. Cioè, molti studi dimostrano che i periodi di tempo che sono pieni di eventi, per esempio gli ultimi anni di liceo e i primi anni dell'università, sono i periodi più ricchi, che facciamo più ricordi e abbiamo tante novità, tanta emozione, tanta attenzione. È un periodo bellissimo della vita, per quello bisogna proprio sfruttare questo periodo della vita, perché i mesi volano via. E gli anni passano, però possiamo cercare di avere una vita espansa, piena di emozione, piena di ricordi, piena di attenzione. E questa è una cosa che si vede anche nei film, che nei film quando succede una cosa importante proprio sembra che ferma il tempo.
per quello, anche se sbagliamo, è meglio provarci a fare una vita piena di esperienze, così abbiamo una vita espansa invece di contratta. Grazie. Domanda, sì. Ho usato più tempo del previsto oggi, ma... Io mi sono accorto, sempre per quella cosa del movimento degli occhi che diceva lei, mi sono, per esempio in treno, no? Quando si guarda dal finestrino, le rotaie scorrono, cioè sono sfocate, non si riescono a mettere a fuoco, diciamo. Però se si muovono gli occhi velocemente, invece, si riesce a mettere a fuoco la rotaia, perché l'occhio penso che vada alla stessa velocità, non so. Però quello non è un momento invece in cui noi non vediamo in sostanza? Cioè, sì, allora... questa è un'ottima domanda, perché ci sono, ogni volta che facciamo questi movimenti oculari succedono più cose, è un processo complicato. Per esempio, quando facciamo un movimento oculare facciamo un movimento sulla retina e il nostro cervello cerca di cancellare quel movimento, che questo significa se quando c'è una cosa che si muove veramente cambia la nostra percezione del movimento, e ci sono certi stimoli nel laboratorio che non si vede, ma appena facciamo un movimento oculare lo stimolo, poi l'occhio arriva, spariscono ogni volta che facciamo questo. Ci sono anche diverse illusioni così. Poi un'altra cosa è che il momento che arriva la nuova fissazione, c'è un periodo breve che dobbiamo ripercepire. E all'inizio di quella parte della percezione abbiamo una sensibilità diversa di dopo. Questi due meccanismi funzionano insieme, che la percezione del movimento cambia ogni volta, prima, durante e dopo ogni movimento oculare, che riesce proprio a vedere le cose diversamente. Ho una domanda. Che cosa succede quando, ad esempio, stiamo ascoltando, cioè, quando il cosiddetto incantarsi, quando magari ci stiamo annoiando e ci perdiamo a guardare nel vuoto e alla fine, cioè, non vediamo più quello che è di fronte a noi, il tempo sembra fermo e magari, cioè, non so, sogniamo, vediamo delle immagini. Che cosa succede? Perché comunque non vediamo più quello che è di fronte a noi. Cioè, cosa... Sì, quando parlavo di questi cicli del cervello, abbiamo... È molto particolare questo ciclo a livello cognitivo. Cioè, per tutti ci sono i momenti focalizzati e quelli svocalizzati, nel senso che la mente un po' va nella sua parte. E questa è una cosa che hanno scoperto per caso, come funziona questo cambiamento, perché facendo gli studi di risonanza magnetica la gente è là e spesso anche si possono anche addormentarsi dentro la macchina, però poi c'è un compito e poi devono aspettare, poi c'è un altro compito. Tipo 10-15 anni fa qualcuno ha pensato: chissà cosa fa il cervello quando non c'è un compito, e hanno visto che c'è una parte del cervello che è più attiva quando non facciamo niente, e quando poi arriva lo stimolo, è il momento di fare qualcosa, diventa meno attiva. E l'idea che dicono che è un push-pull, cioè il nostro cervello ha due modi che vanno più o meno in contrasto. E hanno visto, per esempio, in certi momenti di creatività la gente riesce a usare, a ciclare tra queste due o usare queste cose insieme. Questa è un'idea, dipende anche sulla meditazione, c'è questa idea che certi effetti strani del proprio percepire il tempo diversamente è basato su usare queste due rette
in un certo modo. Però, come ho detto, durante il giorno bisogna, il cervello bisogna riposare, pensare al futuro. E dopo una lezione, per esempio, il cervello deve mettere quello che avete sentito, se interessate, deve mettere nella memoria. E questo significa che invece di vedere, proprio percepire, non percepiamo. Anche, per esempio, se io vado in macchina a fare una cosa che faccio ogni giorno, spesso arrivo al posto dove devo andare senza ricordare il fatto che ho guidato là. Come quando ad esempio si è in macchina, magari si sta ascoltando la musica, si guarda fuori dal finestrino e si pensa poi alla fine, ma abbiamo già passato questo punto perché non ce ne si rende conto. O si può anche, invece di andare dove volete andare, andare dove andiamo sempre, dovevo girare là. E questo è proprio un modo su come funziona il cervello, che è stato molto, molto studiato, si chiama il default network, il rete di default. È molto interessante proprio come funziona questo. Grazie. E cambia la nostra percezione del tempo. Volevo chiederle, quali sono le altre spiegazioni al déjà vu? Abbiamo parlato del sogno. Sì, sogno, ci sono diverse idee. Uno è... ci sono quelle, diciamo, attive e quelle di una, che spiegano déjà vu come l'effetto di un processo, e quello che dicono invece che déjà vu succede quando il cervello non funziona giustamente. E quelle attive sono quelle sul sogno, su per dire futuro, sull'immaginazione. Quando guardiamo, per esempio, noi facciamo come altri gruppi gli studi con la risonanza magnetica, e io posso, se dico a lei di immaginare la tua amica o una macchina, possiamo anche sull'attività di immaginazione possiamo usare i dati da quando ha guardato una foto dell'amica o della macchina a capire quale sta pensando anche senza dirci. Usiamo le stesse parti del cervello per immaginare e per percepire, per sognare e per vedere. E questo, il fatto che usiamo sempre le stesse aree significa che potrebbe essere una spiegazione. L'altra possibilità è che abbiamo altre funzioni più nella parte anteriore frontale del cervello che sono attivi per dirci se c'è qualcosa di strano o se siamo nel... pensando nel presente o stiamo ricordando. Se quelle parti del cervello non funzionano, è normale che uno percepisce una cosa e non capisce se questo è percepito per la prima volta o no. Queste sono le due spiegazioni. O è una cosa che usiamo la stessa parte del cervello, è già stata attivata, per quello sembra troppo attivato, o che la parte del cervello che dovrebbe dirci non è déjà vu, non funziona. Avrei un'altra curiosità. Cosa significa quando, per esempio, siamo al telefono? A me succede tantissime volte e magari ho della carta e della penna sotto mano e mi metto a fare un sacco di disegnini o scarabocchi senza assolutamente accorgermene. E poi senza senso, stelline, stupidaggini varie. Questa è una bella domanda. Per dire la verità non viene in mente nessun studio su quello, però subito dopo questa presentazione vado a vedere, perché se nessuno l'ha fatto bisogna proprio indagare. Sì. Abbiamo sempre bisogno di volontari che vengano a fare parte del gruppo di ricerca. Qui su ogni gruppo di ricerca c'è sempre un componente molto forte di studenti universitari che imparano a fare ricerca, fanno loro ricerca, fanno i soggetti, scrivono anche articoli. C'è proprio tanta possibilità di proprio far parte della ricerca. L'orologio circadiano di cui abbiamo parlato prima, ma se manca l'input, cioè la luce, e per una persona che è cieca, per esempio, com'è che funziona? Cioè, in base agli altri sensi
o cioè, c'è lo stesso una percezione di tempo senza l'uso dei sensi? Sì, è un po' come se avete un orologio al polso che bisogna ogni tanto deve calibrare o riaccendere. Quello che succede nei paesi del nord, dove c'è un inverno di mesi, o quello che succede con la gente sotterranea, è che l'orologio va avanti, solo che non è esattamente 24 ore, che significa che va avanti a modo suo. Penso, se nessuno dice che è sbagliato, va sempre avanti. Però dopo qualche settimana o dopo un mese è tutto sbagliato. Ma l'orologio delle persone che non ci vedono rimane lo stesso per sempre, perché comunque non hanno, cioè, non hanno altri stimoli? Per esempio, se noi andiamo sottoterra, la nostra percezione cambia, però la loro, cioè, non può cambiare, o cambia anche la loro, perché comunque, cioè, non ci vedono lo stesso. Non so se ho capito, cioè, bene. No, che allora il loro ciclo, sì, può cambiare, cioè può cambiare oppure rimane lo stesso nel corso della vita? Se noi andiamo nello spazio, un posto dove non c'è più la luce, che succede anche alla gente che è stato sequestrato e messo nel buio? Quello che succede è che prima di tutto è molto dispiacevole, è una cosa bruttissima, e di solito dopo qualche giorno sotterraneo la gente vuole smettere di sentire quello. Però va proprio avanti, l'orologio circadiano non è che smette di funzionare, solo che diventa più sbagliato sempre. Se uno, per esempio, se io vado tra un po' vado a una conferenza negli Stati Uniti, se metto sempre una maschera e rimango sempre senza la luce per 4 giorni in America, poi torno qui, poi tolgo, nessun fuso orario, no? Invece se faccio come faccio sempre, vado di là, cerco di fare le cose di notte, svegliare di mattina, riesco in 4 giorni a spostare l'orologio tipo 3 ore, poi torno qui e sono sbagliato. E questo significa che quando c'è la luce, ci sono anche i modi, vendono anche le luci che si può mettere anche sul corpo, c'è proprio una copertina che si può programmare per arrivare già nel posto con meno fuso d'orario, basato sempre sulla luce. Però da quello che abbiamo capito, proprio non c'è un altro modo, deve essere la luce e deve o andare sulla retina, c'è proprio un sistema di recettore, o anche ci sono certe parti del corpo, per esempio sotto ginocchio, non so perché, sotto ginocchio è un posto strano per la luce, però forse per quello. Io una volta sono andata, e poi cambia molto l'esperienza, sono andato una volta in questi paesi del nord, e a un certo punto era le 2 di mattina, e sembrava 9 di sera, no? Perché è la luce che dice al cervello. Un'altra domanda, ma l'interesse che proviamo per una cosa o meno determina tanto la distorsione del tempo o poco? Cioè, sì, questa, più del clima, sì, o delle altre condizioni o di meno, cioè più ridimensionato? Sono tutti fattori importanti. Quando uno fa, possiamo dire, se uno è molto allerta, ha tanta tensione, molto emozionata e ha la febbre, il tempo sembra molto lungo. Però sono tutti fattori, sono importanti. Scusi, io non mi sono mai posta il problema di come gli altri vedessero il tempo.
Quindi effettivamente io lo vedo in quel modo lì, cioè spazio temporale, non ho capito bene, il calendario. Com'è che lo vede il resto della gente, visto che non è così? Bella domanda. Non posso dire l'esperienza di altre persone. Quando di solito la gente con cui ho parlato, se io per esempio penso a dicembre, non ho nessun esperienza spaziale. Penso a dicembre, vado così con gli occhi come tutti, perché cerco di non vedere quello che è davanti a me, e per quello c'è sempre qualcosa di spaziale. Però non riesco a vedere il calendario, devo andare proprio sul computer, io uso Google Calendar e vado, ho un appuntamento 3 giorni prima, però non è, e lo vedo su Google Calendar, però non vedo, non ho nessuna esperienza così. Mi dispiace, sono molto geloso delle persone che riescono a avere un'esperienza più percettiva, più spaziale. Però è abbastanza comune e nessuno sa perché. Bene, grazie.